Amen, gloria a Dio, amen, alleluia, ancora una gioia ritrovarci qui insieme nel nome del Signore per meditare la parola del Signore. Abbiamo pregato, abbiamo lodato, continueremo comunque ad avere un cuore pieno di lode, amen. Anche mentre ascoltiamo la parola di Dio dobbiamo avere un cuore pieno di lode, un cuore in un'attitudine di preghiera, di fede, per poter ricevere la parola di Dio in un cuore sensibile, in un cuore che è predisposto, cioè in un cuore che è preparato affinché la parola di Dio faccia effetto nei nostri cuori. Amen? Perché se tu ascolti la parola di Dio con fede, con uno spirito di preghiera, la parola di Dio opererà efficacemente nella tua vita. Amen? Gloria a Dio, che il Signore ci guidi. Questa sera una riflessione. Possiamo aprire la lettera di Giuda, che è prima dell'Apocalisse, e leggere qualche versetto insieme. Leggiamo il primo versetto, il secondo versetto, e poi passeremo al versetto 17. Amen? Alleluia. Giuda 1 dice: Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, ai chiamati che sono santificati in Dio Padre e custoditi in Cristo Gesù, misericordia, pace e amore vi siano moltiplicati. Quanti dicono amen? Amen. Alleluia. Abbiamo bisogno che Dio moltiplichi nella nostra vita la misericordia, la pace e l'amore. Ci siano moltiplicati, cioè aumentati, che Dio faccia crescere queste cose, la misericordia, la pace e l'amore. Poi al versetto 17 dice: ma voi carissimi, ricordatevi delle parole che gli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo hanno predetto. Essi vi dicevano che nell'ultimo tempo vi saranno degli schernitori che seguiranno le loro empie passioni. Costoro sono quelli che causano le divisioni, gente carnale che non ha lo spirito. Ma voi, carissimi, edificando voi stessi sulla vostra santissima fede, pregando nello Spirito Santo, alleluia, conservandovi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo, in vista della vita eterna, abbiate compassione degli uni usando discernimento, ma salvate gli altri con timore, strappandoli dal fuoco, odiando perfino la veste contaminata dalla carne. Or, a colui che può salvaguardarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibili e con grande gioia, all'unico Dio sapiente, il nostro Salvatore, sia la gloria, la grandezza, dominio, potestà, da ora e per tutte le età. Amen. Amen. Questa è una grande parola, cari fratelli, sorelle in Cristo, che è una fonte di grandi insegnamenti. È una fonte di grandi insegnamenti per la nostra vita. Vogliamo esaminare brevemente quello che abbiamo letto in questi versetti. Amen. Ci vogliamo concentrare in questi versetti che abbiamo letto. Nel versetto 1 dice: Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, ai chiamati che sono santificati in Dio Padre e custoditi in Cristo Gesù. Qui questo uomo che scriveva questa lettera si presentava subito come un servo di Gesù Cristo. E questo è quello che Dio vuole fare con noi, che anche noi diventiamo servi di Gesù Cristo, non solo credenti, ma servi. Alleluia. Perché credenti ci sono molti, ma servi ci sono pochi. Servo è una persona che mette la sua esistenza al servizio del Signore. Amen. Per servire Cristo,
Il Signore ci chiama non solo a essere credenti, che è una grande benedizione essere credenti, gloria a Dio, ma Dio vuole che noi siamo dei credenti che diventano servi, servi di Gesù Cristo. E il servo è la caratteristica di un discepolo. Un vero discepolo di Gesù Cristo è un servo di Gesù Cristo. Amen. Gloria a Dio. Il Signore ci chiama a essere servi. Qui Giuda si presenta subito come qualità di servo. Lui dice: io sono un servo di Gesù Cristo, io sono al servizio di Gesù Cristo e sono per servire anche i fratelli. Perché un servo di Gesù Cristo serve il Signore anche attraverso il servizio che rende ai fratelli, perché noi siamo una famiglia, fratelli. Dobbiamo crescere come una famiglia spirituale, dobbiamo servirci gli uni gli altri. Il fatto di servirci, alleluia, il fatto di servirci gli uni gli altri ha tanti significati. Per esempio, io posso servire la mia sorella aiutandola. Amen. Aiutandola nella fede, aiutandola nella parola, aiutandola nella preghiera. Così ci dobbiamo aiutare gli uni gli altri. Aiutare un fratello che è nel bisogno, aiutare un fratello anche in qualcosa di materiale, perché a volte c'è anche bisogno di questo. Dio ci guida anche a fare questo. Questo vuol dire servire Cristo. Come posso io dire di servire Cristo se poi non aiuto i fratelli? Che Dio ci aiuti a essere veri. Gesù ha detto: io non sono venuto per essere servito, ma per servire. E noi siamo chiamati a seguire l'esempio del Maestro. Che Dio ci aiuti. C'è bisogno di servi nell'opera di Dio, c'è bisogno di servi. Che Dio ci aiuti a diventare servi. Per essere servi, fratelli, dobbiamo essere umili, perché a volte per servire dobbiamo rinunciare a noi stessi, rinunciare alla nostra comodità, rinunciare al nostro orgoglio, rinunciare ai nostri pensieri, rinunciare al nostro carattere, perché il nostro carattere umano non vuole servire, è la verità. Io umanamente, nel mio carattere vecchio, non vorrei mai servire gli altri, ma il Signore vuole che noi diventiamo servi. Un credente utile è un credente che serve, alleluia, che mette la sua vita al servizio di Gesù Cristo. E qui Giuda, guidato dallo Spirito Santo, lui subito si presenta come servo. Lui non dice: io apostolo, io ministro, io profeta, io no. Lui non presenta dei titoli, lui presenta se stesso come un umile servo. Oh, alleluia, che Gesù Cristo ci aiuti veramente, che lui cambi i nostri cuori, cambi il nostro carattere, cambi il nostro modo di pensare e ci aiuti a essere servi, veri figli di Dio che mettono la loro vita al servizio del Signore e al servizio della Chiesa. Perché c'è bisogno, sorella, di servirci, di sostenerci, di incoraggiarci gli uni gli altri. Anche quando tu incoraggi una persona, stai servendo. Molti pensano che servire Cristo vuol dire, non lo so, avere un grande ministero, stare in un palco con un microfono. Invece un vero servo di Cristo è un servo nella vita quotidiana, in ogni aspetto della nostra, con l'aiuto di Dio, anche nelle piccole cose, anche, come dicevamo domenica, una preghiera per un fratello. Tu stai servendo Cristo e stai sostenendo un fratello. Dobbiamo servirci gli uni gli altri. Anche Gesù ha detto: anche un bicchiere d'acqua che uno dà a un discepolo di Cristo è, gloria a Dio, un'azione, un qualcosa che tu fai, che riceverà una ricompensa dal Signore. Anche un semplice bicchiere d'acqua a un tuo fratello in Cristo, che Dio ci aiuti a avere questa ottica, ad essere persone che servono. Amen. Anche quando stiamo insieme, se per esempio io invito un fratello, una sorella a mangiare, lo devo fare con un'ottica spirituale. Anche quello non è solo per riempire la pancia, ma per dimostrare l'amore anche in quello. Servire un fratello,
fare un piatto da mangiare a un fratello, e aiutare, sostenere, incoraggiare un fratello, che Dio ci aiuti, gloria a Dio, ad avere questa ottica, perché abbiamo bisogno. La Chiesa non è solo riunirci qui, ma dice che i primi cristiani stavano insieme, amen, con semplicità di cuore. Noi dobbiamo ritornare a fare questo. Loro stavano insieme, mangiavano insieme, condividevano insieme, lodavano, pregavano Dio continuamente, avevano tutte le cose in comune. Questo vuol dire servire Cristo. Che Dio ci aiuti, fratelli, che Dio ci aiuti a ritornare a questa ottica. Grazie a Dio il Signore ora mi fa ricordare un passo che ho letto in questi giorni, grazie a Dio, in Atti degli Apostoli. È un passo molto importante. Guardate cosa succede quando Gesù Cristo arriva nella vita di una persona, trasforma la vita di una persona e mette l'amore di Dio nella vita di una persona. Guardate come quella persona viene trasformata. Atti capitolo 16. Alleluia, Signore, guidaci nella tua santa e potente parola. Dice, guardate qua, per riassumere il contesto, Paolo e Sila erano stati imprigionati, incarcerati per causa della fede, perché loro predicavano il Vangelo, portavano il messaggio del regno di Dio, e poco tempo prima c'era stata la liberazione di una donna che era indemoniata, aveva uno spirito di divinazione. Allora quando Paolo e Sila insieme ai fratelli andavano in giro a predicare, per tanti giorni questa donna, purtroppo guidata da questo spirito immondo, questa donna gridava: ecco, questi uomini sono servi del Dio Altissimo che vi annunciano il messaggio della salvezza. E questo era per disturbare nell'opera di Dio, era per infastidire, per disturbare, per ostacolare, in un certo senso gridava in mezzo alla gente, cioè causava disordine. E allora dice che dopo un po' Paolo, infastidito, si girò e sgridò quel demone nel nome di Gesù. Gli disse: io ti comando nel nome di Gesù di uscire da questa donna. E quella donna fu istantaneamente liberata. Amen. E allora dice la Bibbia che i padroni di quella donna, che ottenevano un grande guadagno, perché quella donna lavorava nella pratica dell'occultismo, faceva l'indovina, era guidata da uno spirito maligno di divinazione, e lei procurava molto guadagno, molti soldi ai suoi padroni. Allora quando quella donna fu liberata, quella fonte di guadagno non c'era più. Ma ci fu una vita liberata, alleluia, una vita trasformata, guarita da Gesù Cristo. Però a quegli uomini carnali che pensavano solo al materialismo, ai loro interessi, diede fastidio. E loro andarono contro Paolo e Sila a tal punto che poi li accusarono e li fecero imprigionare. Allora tutti noi conosciamo la storia. Paolo e Sila si trovarono in prigione, nella prigione più buia, dice qui, nella prigione più interna del carcere. Erano stati picchiati, avevano delle ferite, erano incatenati, legati con delle catene. Ma dice la scrittura che a mezzanotte, alleluia, a mezzanotte, cioè nel momento più buio, nel momento di oscurità, a mezzanotte, loro iniziarono a cantare inni e a lodare Dio e a pregare Dio. Allora conosciamo la storia. Dice che tutti i carcerati li ascoltavano, a me, perché quando noi lodiamo, gli altri devono sapere che noi siamo adoratori di Dio. Alleluia. Noi non possiamo tenere la fede nascosta. Dice che loro lodavano, pregavano Dio, i carcerati li ascoltavano, e all'improvviso Dio mandò un terremoto a liberarli. Guardate la potenza della lode e della preghiera. Nell'unità, loro erano uniti, eh? Non importa il luogo dove erano in un luogo ostile, in un luogo freddo, in un luogo oscuro, ma loro pregarono e lodarono Dio con fede, con umiltà, con unità, con potenza. E Dio mandò un terremoto e si spezzarono le catene. Allora, quando tutti i carcerati furono liberati, il carceriere, vedendo questo, si voleva ammazzare, perché se no lo avrebbero accusato.
Lo avrebbero condannato a lui, al carcerere, al carceriere, al custode della prigione. Allora Paolo capì questo e disse: non ti uccidere, perché noi siamo tutti qui. Alleluia. Amen. E guardate cosa successe. Atti 16, versetto 28. Dice: ma Paolo gridò ad alta voce: non farti male, perché noi siamo tutti qui. E allora il carceriere, il guardiano della prigione, chiesto un lume, lui chiese la luce, alleluia, chiese la luce, domandò: avete un po' di luce, sono nel buio, illuminatemi, fatemi luce. Egli corse dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e Sila. Guardate. Guardate, qua ci fu già un primo cambiamento nella vita di quest'uomo. È quello che voglio riflettere riguardo al servizio. Siamo su quel tema che abbiamo iniziato, del servizio. Questo carceriere sicuramente nel passato era un uomo orgoglioso, un uomo violento, era un carceriere, era un guardiano di una prigione, era un uomo che aveva un'autorità, aveva un orgoglio, aveva una posizione. Era un uomo sicuramente cattivo, maltrattava gli altri, ma qui ci fu già un primo cambiamento. Lui arrivò tutto tremante ai piedi degli apostoli, cioè in altre parole ai piedi del Signore, perché lì c'era la presenza del Signore. Il carceriere chiese la luce, poi tutto di corsa si avvicinò ai due apostoli, ai due servi di Dio, e disse: guardate che cambiamento nella vita di quest'uomo. Nel versetto, alleluia, nel versetto 31, scusate, nel versetto 30 dice: poi li condusse fuori, il carceriere portò fuori Paolo e Sila e disse: signori, cosa devo fare per essere salvato? Alleluia, alleluia. Che grande cambiamento. Qua dimostra un cambiamento radicale nella vita di un uomo che poche ore prima sicuramente aveva picchiato, aveva maltrattato gli apostoli, ma dopo lo vediamo lì in ginocchio, in umiltà, chiedendo cosa doveva fare per essere salvato. Alleluia. Vediamo un cambiamento radicale nella vita di quest'uomo, perché sicuramente lo Spirito Santo aveva toccato la sua vita. Amen. Questo cambiamento non è prodotto di una opera umana, ma sicuramente lo Spirito Santo aveva operato, lavorato nella vita di quell'uomo. Sapete perché? Perché quando lui si voleva uccidere, Paolo l'ha fermato. Se era un uomo del mondo, lo lasciava uccidere. Un uomo del mondo avrebbe pensato: è meglio se si uccide, così siamo liberi. È meglio se si uccide, così noi possiamo fare quello che vogliamo, possiamo andarcene, siamo liberi. Ma no, un servo di Dio, Paolo, ha detto: non ti fare male, noi siamo qui. Alleluia. E in quel momento Paolo gli ha dimostrato l'amore. Amen. E sicuramente questo è stato qualcosa che ha toccato il cuore. Amen. Del carceriere, del guardiano della prigione. Amen. Che poi arrivò e disse: cosa devo fare per essere salvato? Qui rappresenta l'umiltà, la disponibilità di imparare, di conoscere. Guardate che cambiamento, fratello. Qua vediamo che già lo Spirito Santo inizia a trasformare la vita di un uomo orgoglioso. Alleluia. Alleluia. Se noi vogliamo diventare servi, dobbiamo chiedere allo Spirito Santo che inizi a togliere il nostro orgoglio. È l'orgoglio che ci impedisce, sorelle. L'orgoglio è un grave ostacolo nella nostra vita. Che Dio ci aiuti a essere umili. Quando lo Spirito Santo inizia a lavorare nella nostra vita, noi iniziamo ad imparare l'umiltà, iniziamo a diventare disponibili, disposti ad imparare. Guardate, un uomo che prima picchiava, maltrattava i servi di Dio, poi è lì seduto che vuole imparare. Alleluia. Guardate che grande miracolo. Questo è l'inizio della trasformazione. Quell'uomo disse: cosa devo fare per essere salvato? Cioè fece una domanda con umiltà, per sapere, per capire, per imparare. Allora i discepoli dissero, versetto 31: credi nel Signore Gesù Cristo
e sarai salvato tu e la casa tua. Alleluia. Amen. E poi guardate cosa dice: poi essi, cioè Paolo, Sila, annunciarono, predicarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua. Guardate il cambiamento che iniziamo a vedere nella vita di questo carceriere, che prima, ripeto, era un uomo violento, un uomo senza sentimenti, un uomo sicuramente cattivo, che maltrattava gli altri, disprezzava gli altri, che calpestava il prossimo, perché un carceriere in quel tempo erano così, pieni di violenza, di cattiveria. Ma qui vediamo come questo uomo inizia a diventare umile, inizia ad ascoltare, inizia ad avere dentro di lui un desiderio di imparare, un desiderio di capire, di conoscere, e inizia a capire che ha bisogno della salvezza. Oh, alleluia, gloria a Dio. E subito dopo Dio apre le porte affinché gli apostoli portino la parola di Dio in casa sua, in casa sua. Amen. Fratelli e sorelle, quando noi diventiamo umili, il Vangelo entra con potenza in casa nostra. Questo è un grande insegnamento. Se noi vogliamo vedere la luce, la gloria di Dio nelle nostre case, noi dobbiamo essere umili. Noi per primi dobbiamo dare l'esempio alla nostra famiglia, perché qui la benedizione è arrivata in quella famiglia, perché prima di tutto il carceriere è stato disposto a umiliarsi. Allora, quando lui ha iniziato a umiliarsi, dopo la benedizione ha raggiunto la sua casa. Questo è un grande insegnamento per noi. Se noi vogliamo che la benedizione, la gloria di Dio raggiunga le nostre famiglie, i nostri parenti, le nostre case, che Dio porti una restaurazione, alleluia, nelle nostre case, tutti abbiamo bisogno che Dio porti una guarigione, una liberazione nelle nostre famiglie, noi dobbiamo essere i primi a umiliarci. Noi dobbiamo essere i primi a diventare umili, a cercare la conoscenza di Dio, a cercare la salvezza, a cercare la parola, a cercare un cambiamento. Quel carceriere, gloria a Dio, iniziò a cercare un cambiamento, e allora Dio aprì le porte, e quella gloria, quella benedizione, quel cambiamento arrivò in tutta la sua casa, e ci fu un cambiamento, una trasformazione meravigliosa, che quell'uomo che prima era un servo del diavolo, era un uomo violento, un uomo cattivo, diventò un servo di Dio. Alleluia. Alleluia. Sia benedetto il Signore. Guardate, guardate cosa dice. Versetto 32 dice: poi essi, cioè gli apostoli, annunciarono la parola del Signore a lui e a tutta la coloro che erano in casa sua. Guardate. Ed egli, cioè il carceriere che ascoltò la parola di Dio, li prese in quella stessa ora della notte e lavò loro le piaghe. Guardate che cambiamento! È questo che Dio mi ha fatto ricordare. Un carceriere che era violento, cattivo, orgoglioso, dopo che Dio lo tocca, lava le piaghe degli apostoli, lava le ferite degli apostoli, è disposto a umiliarsi. Sorelle, chi può fare Dio? Fratelli, chi può fare questo? Un uomo, un carceriere che sicuramente aveva la sua armatura, non lo so, aveva i suoi gradi, era un uomo riconosciuto dagli altri, è disposto a togliersi i suoi vestiti e a lavare le piaghe dei discepoli, a lavare le ferite. Questo mi ricorda l'esempio di Gesù, che lavò i piedi dei discepoli. Gesù Cristo, il re dei re, che ha un titolo di onore grandissimo, è riconosciuto, è la maestà, il sovrano, l'autorità massima del cielo e della terra. Lui è venuto come uomo in umiltà, ha preso un asciugamano, si è messo per terra, sorella. Si è messo che Dio, cioè, Signore, io devo cambiare. Io quando vedo questi esempi dico: Signore, la mia vita deve cambiare. Devo diventare più simile a Gesù Cristo. Perché essere servi di Gesù vuol dire diventare simili a Gesù Cristo. Gesù si inginocchiò per terra e lui iniziò a lavare i piedi
impolverati, scusate la parola, puzzolenti degli apostoli. Lui, il Re di gloria, Signore, sei grande, il Re del cielo, il Re della santità, si umiliò e iniziò a lavare i piedi di uomini peccatori. Lui il Santo. E noi dobbiamo seguire questo esempio. Guardate, subito questo carceriere non fece dei corsi di teologia, non fece delle università, non fece dei mesi di discepolato, ma la stessa notte, gloria a Dio, questo è un insegnamento per noi, la stessa sera, poche ore dopo, lui lavò i piedi degli apostoli, scusate, lavò le piaghe degli apostoli, lavò le ferite, fu disposto a diventare un servo, lasciò tutto, lasciò il suo orgoglio, lasciò il suo vecchio carattere, lasciò tutto il passato e lui iniziò a lavare le piaghe, le ferite degli apostoli. Gloria a Dio, Signore, aiutaci veramente. Quella stessa notte, e lui, guardate, e tutti i suoi furono subito battezzati. Gloria a Dio, che cambiamento. Un grande cambiamento. Qua dimostra un vero ravvedimento. Perché lui è stato battezzato, ci fu un vero pentimento, una vera conversione, una vera trasformazione. Nella vita di quel carceriere ci fu veramente, gloria a Dio, alleluia, l'evidenza di una conversione. Gloria, perché lui, sorelle, fu disposto a umiliarsi, a diventare umile. Gesù l'ha detto, chi si umilia sarà innalzato. Amen. L'umiltà precede la gloria. Dio dà grazia agli umili, ma i superbi Dio li resiste. Lo dice la parola, Dio resiste i superbi. In un salmo dice, in spagnolo dice, che Dio guarda da lontano gli orgogliosi, ma Dio si avvicina, dà grazia, benedice gli umili. E vediamo che grande cambiamento nella vita di questo uomo. Furono subito battezzati, guardate, e condottili, cioè li portò quindi in casa sua, apparecchiò loro la tavola. Guardate che miracolo, che cambiamento, alleluia. E si rallegrava con tutta la sua famiglia di aver creduto in Dio. La gioia entrò in quella casa, la felicità, la benedizione, la pace, alleluia, la luce, la gloria, la salvezza entrò in quella casa, perché quel uomo fu disposto a umiliarsi e a diventare un servo, perché lavò le piaghe dei apostoli, quelli che prima erano i suoi nemici, perché lui prima, qualche ora prima, il carceriere era nemico degli apostoli, ma dopo, quando fu trasformato dal Signore, iniziò a lavare le loro piaghe, li invitò in casa e guardate un'altra cosa che tocca il mio cuore, apparecchiò loro la tavola. Alleluia. Oh Signore, io posso soltanto immaginare con quale amore, amen, con quale gioia lui apparecchiò la, io non penso che ha tirato i piatti così, io non penso che ha tirato le forchette così, mangiate quello che volete, ecco, lui ha apparecchiato con amore, io sono certo, sorelle, perché dove c'è lo Spirito di Dio c'è amore, c'è dedicazione, c'è veramente, come si può dire, cura. Che Dio ci aiuti, che Dio ci, questo vuol dire il primo amore. Qua questo uomo fu raggiunto dall'amore di Dio e apparecchiò lui, non disse alla moglie, moglie apparecchia la tavola di questi qui che mangeranno con noi, lui apparecchiò uno che era un carceriere, un uomo violento, un uomo, forse lui in vita sua non aveva mai apparecchiato una tavola, perché era sicuramente, prima di conoscere Cristo, era un uomo duro, un uomo forte, un uomo indifferente, un maschilista, lui non avrebbe mai apparecchiato una tavola, ma quando Gesù arrivò lo trasformò, gloria a Dio, e lui apparecchiò la tavola, preparò la tavola, gloria a Dio, che cosa meravigliosa, che Dio ci aiuti a diventare dei servi in questo modo,
non solo dei grandi predicatori, non solo dei buoni predicatori, ma dei servi che sono disposti a lavare le piaghe. Oh, alleluia! Che sono disposti ad apparecchiare la tavola, a lavare i piatti per la gloria di Dio. Che, fratelli, io devo crescere in questo. Che Dio mi aiuti. Dobbiamo crescere in questa verità. Io non voglio che Dio mi aiuti, che Dio ci dia grazia. Io non voglio essere solo un predicatore. Voglio essere un servo. Alleluia! Qui questo uomo ci dimostra un esempio. Per la gloria di Dio, lui fu completamente trasformato e apparecchiò la tavola. Amen. Accolse i discepoli, gli apparecchiò la tavola con amore, gli aprì la loro casa, la casa sua, della sua famiglia. Li accolse. Questa è l'attitudine di un servo. Sorelle, un servo non è solo un predicatore. Oggi purtroppo si sente dire: ecco il servo di Dio, perché solo uno che predica in un pulpito. Ma stiamo servendo fuori. Che Dio ci aiuti, sorelle. Noi dobbiamo diventare servi. Che il Signore ci guidi col suo spirito, col suo amore, come ha guidato questo carceriere, a diventare servi. Che il Signore ci aiuti a essere un servo. Qui il fatto che lui apparecchiò la tavola rappresenta che lui diventò sensibile. Lui capì: questi apostoli, questi uomini di Dio saranno affamati, sono stati in carcere tutta la notte, non hanno bevuto, non hanno mangiato, hanno sofferto, ma io adesso non posso rimanere così, con le mani in mano, con le indifferente, con le braccia incrociate. Io li devo preparare la tavola, perché ora sono miei fratelli. Perché ora Gesù Cristo mi ha salvato. Io devo fare qualcosa. Oh, che il Signore tolga dal nostro cuore l'indifferenza, l'insensibilità. Questo vale per tutti. Che Dio tolga ogni freddezza dal nostro cuore. L'attitudine di un servo deve avere un cuore sensibile. Alleluia. Al bisogno dei prossimo, al bisogno dei fratelli, al bisogno delle anime, ai bisogni di chi ti sta a fianco. Dobbiamo avere un cuore sensibile. Oh Signore, aiutaci, Signore. Ecco, ora mi ricordo un altro brano. Paolo un giorno disse, che Dio ci aiuti veramente a sperimentare questa realtà, in Atti capitolo 20, se non sbaglio, guardate cosa dice qua. Gloria a Dio. Alleluia. Paolo è stato un vero servo di Dio. Amen. L'apostolo Paolo è stato un vero servo, non solo un vero predicatore, ma un vero servo di Dio. Che il Signore ci aiuti. Guardate cosa dice Atti 20, oh Signore, versetto 34. Guardate, gloria a Gesù Cristo. E voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di quelli che erano con me. Qui è Paolo che parla. Voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di quelli che erano con me. In ogni cosa vi ho mostrato che, affaticandosi in questo modo, ci conviene sostenere gli infermi e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse: c'è maggiore felicità nel dare che nel ricevere. Amen. Oh Signore, aiutaci. Amen. E versetto 35, fratello Massimo. C'è più gioia, c'è più felicità nel dare che nel ricevere. Per la gloria di Dio. Io lo posso testimoniare, ci sono stati momenti in cui Dio mi ha toccato il cuore e ho visto questa verità, che c'è più felicità nel dare che nel ricevere. Ma noi dobbiamo crescere in questo, perché a volte, lo dico anche per me, il nostro cuore diventa egoista. A volte diventiamo egoisti. Sorelle, noi non ci porteremo via nulla da questa terra. Che Dio ci aiuti a condividere
con sincerità quello che abbiamo, coi fratelli, coi bisognosi, a non chiudere, come dice la scrittura, il nostro cuore, le nostre viscere verso il bisogno degli altri. Che il Signore ci aiuti. Io ho bisogno, sorella, io lo dico apertamente, questa parola che sto predicando, di metterla in pratica. Io voglio mettere in pratica questa parola, perché non mi serve a nulla predicarla, conoscerla, se poi non la vivo. Che Dio ci aiuti, che questa chiesa diventi una chiesa di servi di Dio, come tutte le chiese del Signore. Che Dio ci aiuti a essere veramente al servizio degli altri. Signore, aiutaci, aiutaci a non essere indifferenti, a non essere egoisti, a non essere solo preoccupati dei nostri interessi. Guardate Filippesi capitolo 2, dice Filippesi capitolo 2, scusate, Filippesi in spagnolo, Filippenses, gloria a Dio, Filippesi, alleluia, capitolo 2, guardate cosa dice. Signore, dacci grazie. Amen. Capitolo 2 dice: se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, qualche conforto d'amore, qualche comunione di spirito, qualche tenerezza e compassione, amen, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Noi dobbiamo stimare gli altri più di noi stessi. Io devo stimare, e questo dobbiamo crescere, devo stimare i fratelli, le sorelle, quelli che stanno a fianco a me, li devo stimare, considerare più di me stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Vedete la trasformazione cosa fa? È quello che è successo nella vita del carceriere. Lui non ha più pensato per i bisogni di se stesso, ma si è preoccupato per il bisogno dei fratelli. Ha visto che avevano le piaghe, ferite, li ha lavati, ha capito che avevano fame, avevano sete, erano nella difficoltà, gli ha apparecchiato la tavola, li ha accolti in casa sua, sicuramente gli ha dato il suo letto affinché alleluia potessero riposarsi gli apostoli, i suoi fratelli. E così anche noi, fratelli, sorelle, dobbiamo pensare non solo ai nostri bisogni, ai nostri interessi, ma anche a quelli degli altri. Oh Signore, aiutaci. Signore, perdonaci dell'indifferenza. Aiutaci ad avere questo grande amore. Non cerchi ciascuno, gloria a Dio, unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Versetto 5 dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, tenacemente, l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, gloria a Dio, divenendo ubbidiente fino alla morte, alla morte della croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù Cristo si pieghi ogni ginocchio delle creature o cose celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alleluia, alla gloria di Dio Padre. Alleluia. Versetto 12 dice: perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito,
non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente. Compite la vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Fate ogni cosa senza mormorare, senza dispute. Ecco, qua c'è un'altra qualità del servo, che un servo può fare tutte le cose senza mormorare, senza dispute, con umiltà, con amore. Perché a cosa servirebbe, sorelle, se io faccio qualcosa per aiutare un fratello, ma lo faccio con la mormorazione? Oh, ma sempre io, oh, ma questo qui viene sempre da me, oh, ma perché devo fare questo? Con tutte le persone che ci sono mi cerca me, ma perché? Ma come mai? E allora quell'opera che tu stai facendo, quel servizio non serve a nulla. Qui dice: fate ogni cosa senza mormorare. Oh Signore, quanto bisogno che abbiamo di cambiare, sorelle, io lo riconosco. Signore, questa sera trasforma la nostra vita. Abbiamo bisogno di cambiare, di crescere, di essere sempre più trasformati da Dio, essere simili a Gesù Cristo. Quando Gesù lavava i piedi dei discepoli non mormorava. Quando Gesù lavava i piedi degli apostoli non mormorava. Lui dimostrava l'amore con sincerità. Lui lo faceva per amore. Lui lo faceva per dare un esempio, un insegnamento. Lo ha fatto con sincerità, per mostrare l'amore, per mostrare l'umiltà, per mostrare, gloria a Dio, come devono essere i fratelli. Gloria a Dio, che il Signore ci aiuti a essere amorevoli, a essere sinceri, a essere altruisti, a dimostrare l'amore di Gesù Cristo. Fate ogni cosa senza mormorare, senza dispute, affinché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo ad una generazione ingiusta e perversa, fra la quale risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita. Vedete, carissimi, è così che noi possiamo tenere alta la parola della vita. È così che noi possiamo, gloria a Dio, essere figli di Dio senza biasimo, cioè senza colpa. Nessuno ci potrà accusare, nessuno potrà puntare il dito, ma noi saremo come delle luci che risplendono in questo mondo di tenebre, perché vivremo nell'amore. Amen? Dobbiamo essere veri servi di Cristo, lavare le piaghe dei fratelli, lavare le ferite dei fratelli, essere disposti a sostenere un fratello, ad aiutare un fratello, a incoraggiare un fratello. Che Dio ci aiuti a non criticare, a non mormorare. Ovviamente quando ci sono delle cose giuste le dobbiamo dire nel modo giusto, con amore, ma dire la verità. Se c'è da correggere, gloria a Dio, la Bibbia dice anche esortatevi. Dice di dire la verità. Certo, dite la verità, esortatevi gli uni con gli altri, però sempre nell'amore, nella guida dello Spirito Santo. Ma che il Signore ci aiuti a dimostrare questo amore, fratelli. Mi ha tanto colpito l'esempio di quel carceriere che lavò la piaga degli apostoli, lavò le piaghe degli apostoli e apparecchiò la tavola per loro, li ospitò in casa sua e tutti si rallegrarono di aver creduto in Dio. Che il Signore ci aiuti anche a noi a essere questo tipo di servi. Amen. Alleluia. Lì nella lettera di Giuda, per finire, leggiamo solo allora il primo versetto, il 2, per concludere questo argomento, per la gloria di Dio, di essere servi. Servi, e per essere servi, per avere quella caratteristica, quelle qualità di servi, quel sentimento, non lo possiamo fare con le nostre forze, ma con l'amore di Dio. Come il carceriere
fu raggiunto dall'amore di Dio, dal perdono di Dio, dalla luce di Dio, dalla potenza del Vangelo, e poi diventò un servo. Lavò le piaghe degli apostoli, apparecchiò la tavola, le accolse in casa, e ci fu una grande gioia, una grande benedizione. Guardate, Giuda dice, alleluia, per la gloria di Dio, dice servo di Gesù Cristo, alleluia, e fratello di Giacomo. Un servo vive nella fratellanza, nell'unità. Lui ha detto: io sono un servo di Gesù Cristo, ma anche sono un fratello. Cioè un vero servo di Dio riconosce i suoi fratelli, le sue sorelle, non c'è invidia. Ecco un grande pericolo nella chiesa: l'invidia, la gelosia, perché uno ha un ministerio, uno predica bene, uno è bravo, uno canta per i doni, per le posizioni. Non può, certo, sì, alleluia, sì, lo scriviamo. Invece noi dobbiamo capire, sorelle, cari fratelli, che noi siamo il corpo di Cristo e ogni membro è prezioso. Anzi, la Bibbia dice: i membri che sembrano i più, i meno importanti, i più insignificanti davanti a Dio sono i più importanti. I membri piccoli hanno più importanza. Quelli che sembrano nascosti, sembrano che sono dietro, sembra che nessuno li vede, davanti a Dio hanno un grande valore. Perciò nel corpo di Cristo ogni membro ha un compito, un ruolo, diciamo un dono, un servizio da svolgere, una chiamata. Ognuno ha una chiamata e ogni membro è utile. La Bibbia dice: l'occhio non può dire alla mano: non ho bisogno di te. L'occhio non può dire all'orecchio: io non ho bisogno di te. Ogni membro è collegato, fanno parte di un corpo, tutte le membra sono collegate. Dice: se un membro soffre, tutti gli altri soffrono. Alleluia. E così deve essere anche per noi: l'amore, l'unità, la fratellanza. Se un fratello è usato potentemente da Dio, io mi devo rallegrare. Alleluia. Se Dio usa allora io dico una cosa, che adesso chiaramente un esempio: io predico per le strade, ma se Dio chiama un altro predicatore per le strade qui e si convertono migliaia di persone, io non posso diventare geloso. Io mi devo rallegrare, devo pregare: Signore, riempilo di potenza, usalo di più per la tua gloria. E devo anche pregare per me, perché l'orgoglio, sorelle, può arrivare a tutti, l'invidia può arrivare, il diavolo è astuto. Allora io devo pregare: Signore, togli da me ogni invidia, togli da me la gelosia, io rifiuto, io caccio via dalla mia vita ogni cattivo pensiero verso quel tuo figlio, quel servo, usalo con potenza. La vera attitudine di un uomo che è un servo, un vero servo di Gesù, e che ha l'amore, è dire con l'aiuto di Dio, dire: Signore, usa il mio fratello più di me, benedicilo più di me, riempilo più di me, dagli più forza, Signore, fai meraviglia nella sua vita. Non ci deve essere invidia né gelosia, perché un vero servo di Dio riconosce che ognuno ha una chiamata, ognuno ha un ruolo, ognuno ha, diciamo, un compito, una posizione nel corpo di Cristo. Noi non possiamo avere gelosia. Giuda, servo di Gesù Cristo, fratello di Giacomo, ai chiamati, noi siamo chiamati, che sono santificati in Dio. Noi siamo, sorelle, fratelli, santificati in Dio. Noi siamo santificati se viviamo in contatto con Dio. Nessuno può essere santificato, cioè diventare un uomo puro. E per essere veri servi dobbiamo essere puri. Dobbiamo essere santificati, crescere nella purificazione, nella liberazione dalla vecchia vita, dalle cose del mondo. Allora, se noi viviamo in contatto con Dio, saremo santificati. Essere santificati non vuol dire seguire delle regole, delle leggi di una chiesa, ma vivere in contatto con Dio. Quando noi viviamo in contatto con Dio, automaticamente saremo santificati, giorno per giorno, in un processo. Non sarà uno sforzo, ma sarà uno stile di vita, sarà una gioia, sarà qualcosa di, diciamo così, di che verrà spontaneo. Perché se tu vivi in Dio non c'è peccato, non c'è oscurità, non c'è menzogna. Dio è santo. Alleluia. E in Lui siamo santificati. Alleluia. Gloria al Signore.
E poi dice custoditi in Cristo Gesù. Noi siamo custoditi in Cristo Gesù. In Cristo Gesù noi siamo custoditi, che vuol dire protetti. Amen? In Cristo siamo protetti. E poi dice, guardate, qua c'è descritto nel versetto 2, e diciamo così, le ferramenta, l'equipaggiamento per essere servi, veri servi di Dio. Dice misericordia, pace e amore vi siano moltiplicati. Questo è l'equipaggiamento, il bagaglio, diciamo, gli strumenti per essere veri servi di Dio. Misericordia, pace e amore vi siano moltiplicati. Amen. E noi questa sera pregheremo che Dio ci moltiplichi queste cose. Signore, moltiplica la misericordia, la pace e l'amore, perché se abbiamo quelle tre cose abbiamo tutto: la misericordia, la pace e l'amore. Abbiamo tutto. Amen. Abbiamo bisogno che Dio moltiplichi queste cose. Preghiamo qualche minuto per questo, uniti insieme, care sorelle, cari fratelli, siamo una famiglia, che Dio ci aiuti. Signore, ti preghiamo questa sera, Signore, in accordo a questa parola che tu ci hai dato grazia di meditare, Signore, noi riconosciamo che abbiamo bisogno di cambiare, di crescere, Signore, di diventare umili, Padre, veri servi, uomini, persone al servizio del Maestro e al servizio dei fratelli, per aiutare il prossimo, Signore, non solo con le parole, ma con i fatti, con l'amore, con un bicchiere d'acqua, con un pane da mangiare. Signore, ti preghiamo, cambia le nostre vite, Signore, perdonaci dell'indifferenza, perdonaci, Signore, ogni insensibilità, perdonaci dell'orgoglio, Signore, liberaci dall'orgoglio, liberaci dall'invidia, dalle gelosie, dalle mormorazioni, dalle critiche ingiuste, dalle, Signore, dalle ingiustizie, Padre, liberaci, Padre, dalle contese, dall'ira, dalle dispute, Signore, aiutaci a essere umili, Padre, cambia i nostri cuori, Signore, ancora questa sera. Vogliamo che tu ci trasformi ancora questa sera, come hai trasformato la vita di quel carceriere, di quell'uomo, Padre, che custodiva la prigione, che era un uomo violento, un uomo freddo, ma tu lo hai trasformato. Lui ha lavato le piaghe dei discepoli, lui ha apparecchiato la tavola, ha dato la sua disponibilità, la sua casa l'ha messa a disposizione. Signore, anche noi, Padre, vogliamo cambiare, vogliamo crescere, Signore. Perdonaci, Signore, di ogni peccato, Signore, di ogni freddezza, di ogni insensibilità. Aiutaci a essere, Signore, amorevoli, a essere misericordiosi, altruisti, Padre, a pensare, Signore, per il bene dei fratelli, Signore, in verità, Padre. Aiutaci, Padre, a condividere, Padre, a dare, Padre, perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Signore, metti il tuo amore nei nostri cuori, metti la tua misericordia nei nostri cuori, metti il tuo carattere, Signore, il tuo sentimento, strappa via, Signore, ogni orgoglio del vecchio uomo, ogni freddezza del vecchio uomo, ogni durezza di cuore del vecchio uomo. Signore, ti prego, cambia la mia vita, cambia la vita dei fratelli, delle sorelle, cambia, trasforma la tua chiesa, affinché possiamo crescere, Signore, nell'immagine, nella somiglianza del tuo santo figliuolo Gesù Cristo. Vogliamo seguire le sue orme, seguire il suo esempio, essere veri servi, Signore, veri servi, veri fratelli, Signore, una vera famiglia, Padre. Perdonaci, Padre, se a volte siamo stati, Signore, oh Signore, alleluia, ingiusti verso un fratello, siamo stati, Signore, indifferenti, Signore, perdonaci, Padre, lavaci col sangue di Gesù, metti una nuova unità nella nostra vita, un nuovo amore, Padre, affinché ci possiamo perdonare, ci possiamo amare, ci possiamo sostenere, ci possiamo accogliere, ci possiamo, Signore, incoraggiare, aiutare, Signore.
Signore, come veri fratelli, come veri servi di Gesù Cristo, Signore, ti prego, purifica la nostra mente, Signore, e moltiplica, come abbiamo letto, alleluia, Padre, l'amore, la pace, la misericordia. Moltiplica queste cose nella nostra vita. Abbiamo bisogno, moltiplica la pace, moltiplica l'amore, moltiplica, Signore, alleluia, la misericordia, Padre. E come abbiamo letto, santificaci in te, oh Dio, in te, Dio, e conservaci in Gesù Cristo, custodiscici in Gesù Cristo, preservaci, proteggici in Gesù Cristo, purifica i nostri cuori da ogni cattivo pensiero, Signore. Oh, alleluia, facci essere sinceri, puri, semplici, Signore, onesti, Padre, liberaci da ogni vanagloria, da ogni spirito di contesa, Signore, di invidia, di gelosia. Padre, noi crediamo che Tu lo stai facendo, perché se questa sera abbiamo condiviso questa parola non è un caso, Signore, è perché Tu ci vuoi benedire, Signore, Tu ci vuoi trasformare, Signore, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Signore, cambiaci per la Tua gloria, vogliamo onorarti, cambiaci, Signore. Alleluia, purifica, riempici di Spirito Santo, riempi ogni fratello che è qui, ogni persona che è qui, ogni vita che è qui, Signore, ogni chiesa, ogni pastore, ogni ministero, usali con potenza ad ognuno come Tu vuoi, Signore, suscita nuovi operai, nuovi servi, nuovi ministri, nuovi predicatori, nuovi figli Tuoi, suscita, Padre, fai crescere un grande popolo, Padre. Alleluia, come la Tua parola entrò in quella famiglia del carceriere, Signore, furono salvati, battezzati, Signore, furono benedetti. Così fai questo, Padre, in tante famiglie, Padre, che c'è bisogno, Signore, salva le famiglie, salva le famiglie, salva, Signore, le famiglie, nel nome di Gesù, in questa Liguria, in questa Italia, Ti presentiamo ogni famiglia, Signore. Alleluia, alleluia, nel nome di Gesù, lasciamo tutto nelle Tue mani, fai Tu l'opera, come abbiamo letto, sei Tu che operi in noi, sei Tu che fai l'opera in noi, Signore, nel nome di Gesù. Noi siamo disposti come quell'uomo che si umiliò, si prostrò davanti alla Tua presenza, Signore, e fu disposto ad imparare, Signore, e domandò: cosa devo fare per essere salvato? Così anche noi vogliamo essere disposti a imparare, a crescere, a essere uniti, Padre, nella Tua verità, Padre. Prendi il controllo delle nostre vite, della Tua Chiesa, di questa comunità. Signore, metti una nuova pace, un nuovo amore, Padre, che possiamo vederci con gli occhi di Cristo. Signore, Ti prego, solo Tu puoi fare questo. Gloria a Dio! Alleluia! Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, strappa ogni risentimento, ogni ferita, ogni piaga, Signore, come quell'uomo lavò le piaghe degli apostoli, così lava le nostre piaghe, lava le nostre ferite, purificaci di ogni ferita, di ogni tristezza, di ogni amarezza, di ogni rancore, Signore, nava shandara marassai, di ogni cosa che non Ti piace, toglila dalla mia vita, toglila dalla vita dei fratelli, delle sorelle, da questi cari che sono qui presenti. Scruta ogni cuore, purifica ogni cuore, penetra ogni cuore, Signore, lava ogni cuore, per la gloria di Gesù, col sangue di Gesù, con l'amore di Gesù, Signore, con la pace di Gesù, riempici di Te, Signore. Noi vogliamo rinunciare al nostro vecchio io per essere pieni di Dio, pieni di Gesù, pieni dello Spirito Santo. Signore, continua a operare per la Tua gloria. Noi ci umiliamo al Tuo cospetto e Ti diamo tutta la lode, tutto il ringraziamento, Signore, perché sappiamo che Tu continuerai a fare, continua a parlare con la Tua parola nei nostri cuori. Signore, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Gloria a Te, Padre. Alleluia.
Alleluia, alleluia, gloria a te, gloria a te.